puntata de I due compari più uno, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saiuz ed il nostro testa di caso, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saiuz, vi terranno compagnia anche con i loro ospiti, che la diretta del lunedì sera di radiosaius.it abbia inizio. Via! E buonasera, buonasera a tutti carissimi amici web radio ascoltatori e amiche, soprattutto amiche web radio ascoltatrici di radiosaius.it, radiosaius tv, perché per l'appunto ci potete anche guardare in diretta. Siamo qui appunto dagli studi, studio 2 io e dall'altro studio gli ospiti che già chi appunto può vederci nel web radio, web tv, intravede questi ospiti, questa band che avremo questa sera, che avevamo appunto preannunciato come ospiti. Allora cari amici, vi ringraziamo per essere sempre con noi al nostro ascolto e seguirci, quindi un abbraccio a tutti coloro che continuano innumerevolmente ad essere presenti ogni lunedì sera a seguirci, e naturalmente a tutti i connazionali e gli amici che ci seguono e che ci ascoltano e guardano anche dall'estero, che sono sempre tanti, a cui mandiamo un grosso bacio e un abbraccio a tutti voi, veramente. Grazie per seguirci e tenere alto il nome dell'Italia nel mondo. E naturalmente gli amici della penisola, qui partendo dal nostro nord-est fino a giù, alle isole e tutto quanto questo bello stivale. Caro Ugo, ti do un caloroso saluto, un ringraziamento per il tuo supporto davvero preziosissimo e per grande... è di grande gioia per me, alla regia. Come stai, Ugo carissimo, alias testa di caso, non a caso. Ma, caro Gian, come sto? Io sto bene, come grazie. Sta? Io sto bene e ti ringrazio ancora. Ti vedo in forma, soprattutto quella bella cravattina, vedo proprio. Cravatta giallo poste, e questa è una battuta ancora scontata e buttata lì per noi. L'ho già sentita, come direbbe anche qualcuno. Gian, okay. Caro mio, grazie per avermi passato la parola. Come ben sai, Radio Saiuz si avvale della collaborazione di alcune web radio che sono affiliate a noi già da diverso tempo, che sono Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Val di Chiana, Modena Noi Radio, poi abbiamo le ultime tre che sono Radio Amber, Radio Anche e Radio Indi. Ci si può seguire. Che non è uno scioglilingua. No, assolutamente. Ci si può seguire sul sito di Radio Saiuz, al link giustamente radiosaiuz.it, che c'è la nostra chat ed è sempre aperta, e ovviamente ci si può seguire anche tramite la chat e la web TV di Facebook. Anche lì mi raccomando, scriveteci. E udite udite, perché già da stasera ufficialmente è stato riaperto il numero di telefono, il telefono, anzi non il numero, il telefono, al numero 0422 16 26 622. Ripeto, 0422 16 26 622. Potrete interagire direttamente, fare tutte le domande del caso e che ne so, magari anche provare a chiedere il numero di telefono. Gian, che dire? A te la parola. Direi di sì, non solo il mio a cui farei insomma fede, ma anche dei begli ospiti che abbiamo questa sera, e io voglio subito arrivare a loro, naturalmente. Caro Ugo, grazie per le tue precisazioni. Salutiamo e ringraziamo tutte le web radio, web tv che demandano, come piace dire a me, il nostro segnale in diretta, naturalmente 22:06 minuti primi di questo lunedì 6 novembre 2017, e ringraziando appunto anche coloro che poi in differita, sempre come mi piace dire, rimandano ancora, quindi non più in diretta, ma naturalmente in replica, questa puntata, poi sempre disponibile in podcast, nel nostro sito, nella pagina Facebook. E in quanto, caro Ugo, diciamo, per quanto riguarda proprio la pagina Facebook, ricordiamo che potete cominciare a scriverci, come fate di solito, nella chat della nostra pagina Facebook, dove è stata
naturalmente condivisa la diretta anche nella via, in quella dei Reese, che sono appunto la band che abbiamo ospite questa sera, ve l'ho già preannunciata, quindi preparatevi a fare domande anche a loro, andatevi ad ascoltare i loro brani intanto, così poi potete chiedere qualcosa anche di particolare e più inerente. E poi naturalmente ricordiamo, caro Ugo, il Media Center. Adesso Saius ha fatto un salto sulla poltrona, se ci sta seguendo, caro Ugo, perché... Miracolo! Se l'hai ricordato! Sì, perché il Media Center, mi piace vedere Carlo e Tommaso dall'altra parte, che li vediamo già, quindi ve li ho già nominati, che vi salutano, ma adesso diamo in pompa magna la parola a loro, e li vedo che sorridono, li ringrazio per la loro carineria. Dicevo, il Media Center, che, caro Ugo, è una piattaforma importante su cui Saius sta puntando molto, perché permette tutto il ventaglio d'offerta del nostro network. Ricordiamo Web TV e Web Radio, che ha trasmissioni quasi tutte le sere in diretta di vario genere e che soddisfa tutti i vari appetiti e palati. Dico bene, Ugo? Sì! Ovviamente sì! E okay, mi raccomando, al Media Center basta accedere al posto login, scrivere ospite, e come password non bisogna mettere nulla, e si può accedere direttamente a tutti i canali, allo spazio che si può trovare all'interno. Quindi si possono rivedere anche delle puntate vecchie, e se nel caso vi dovreste perdere quella puntata di stasera, da domani già la troverete caricata sul Media Center. Benissimo, allora io andrei subito diretti alla band di questa sera, di cui abbiamo due rappresentanti, ma come al solito vi voglio introdurre questa grandiosa band, e ringraziamo Alessandro. Ale, ciao, ti salutiamo. Alessandro Vigo, che è, possiamo dire, il manager, ragazzi, che, con il quale appunto siamo andati in contatto, con cui ci eravamo rivisti al MEI di Faenza, questo importante evento italiano, diciamo, per quanto riguarda le band. Andiamo a questa band che abbiamo questa sera, che sono i Reese, una band con base a Vicenza, che è composta da cinque elementi che suonano un energico alternative rock dal sound un po' melodico e anche moderno, e comunque dalle influenze variegate. Dopo un primo periodo di assestamento, la band vede la sua formazione attuale nel 2010, con la quale non perde tempo e pubblica subito due demo, Just Human Words e View from the Tree, seguito poi nel 2013 da un EP dal titolo Under the Carpet. Nel 2014 i Reese partecipano e vincono a molti rinomati contest per band emergenti, che poi li portano successivamente ad essere opener di artisti di fama internazionale. Dopo un'incessante attività live, la band si ferma per qualche tempo, così si è potuta anche concentrare ultimamente sulla realizzazione del loro primo full length, in uscita proprio da pochi giorni, e naturalmente di cui ne parleremo adesso anche in questa puntata. Quindi nell'autunno del 2017, di quest'anno, è uscito questo loro ultimo lavoro sotto l'etichetta Sorry Mom. Abbiamo qui con noi, a rappresentanza dei Reese, Carlo e Tommaso. Ciao, ciao ragazzi! Ciao! Ciao, è un immenso piacere avervi qui con noi, davvero. Grazie per essere qui. Grazie per l'invito. Grazie a voi. Grazie a voi. Ringraziamo ancora Alessandro, appunto, con il quale siamo venuti in contatto con voi. E allora, benvenuti qui su Radio Saius. Abbiamo questa oretta circa a disposizione per parlare di voi. Anticipiamo subito una cosa, Tommaso e Carlo, che purtroppo, meglio per voi ovviamente, essendo voi sotto SIAE, non possiamo mandare in onda i vostri brani. Ecco, lo precisiamo già subito. Ed è un vero peccato, perché Alessandro mi diceva che voi avete una particolare, avete una peculiarità, insomma, nelle esibizioni live, per cui sarebbe stato carino sentirvi appunto in acustico, perché ci suonavate alcuni strumenti molto particolari, eventualmente in acustico, o comunque con un'esibizione molto apprezzabile. È un peccato che non vi possiamo sentire live, ma rimandiamo tutti sulla vostra pagina ad ascoltarvi, se no appena tirate ad orecchie. Quindi ricordiamo subito i vostri contatti, partiamo subito con quelli. Allora, su Facebook, andate su facebook.com/reesemusic, R-E-E-S-E music. Lì trovate il link per tutti Spotify, iTunes, eccetera, eccetera, per ascoltarvi il nostro disco, questo qui, che è bravissimo. Uscito. Eccolo qua, è uscito il 27 ottobre. Se volete la copia fisica, scriveteci, lo ascoltate sul sito, insomma.
Esattamente, andatevelo subito ad ascoltare mentre siamo in diretta, perché naturalmente noi manderemo brani di altre band che non c'entrano nulla, giusto per spezzare un po' la nostra conversazione. E quindi, cari ragazzi, cominciamo un po' con la nostra chiacchierata, così come dicevamo, come chi già ci segue da tempo conosce. E parto con la solita domanda base, stupida, per, portate pazienza, ma come se qualcuno vi ascoltasse per la prima volta e non vi conoscesse. La prima domanda è la solita: perché il nome Riz? Classica domanda. Classica domanda, ma deve essere tale, perché chi non vi conosce è giusto che conosca un po' il vostro mondo. E cominciamo dal nome. Certo, allora eravamo in un pub anni fa e stavamo cercando il nome, che è sempre il problema fondamentale di tutte le band. E dopo un po' di birra, insomma, saltano fuori un po' di nomi, alcuni improbabili, di cui non ricordo menzione. Vabbè. E a un certo punto, scherzando, non mi ricordo se io o il vecchio bassista abbiamo detto: beh, chiamiamoci RS, che era un programma che usavamo per scrivere la musica, eccetera, eccetera. Ci ha fatto una risata e poi, vabbè, RSE, Riz, ci piaceva il suono, era un suono, un nome molto semplice, facile, internazionale, ed è rimasto quello. Una genesi abbastanza stupida, però insomma sì. non ci sono altre spiegazioni di, diciamo, altri motivi trascendentali o ok, però è bello perché appunto dà l'idea dell'internazionalità. Tra l'altro voi cantate anche in inglese, e quindi se non erro, per cui diciamo, per chi non vi conosce, che adesso spero sia andato ad ascoltare alcuni brani, perché la scelta della lingua inglese? Che è una domanda anche questa banale, però so che aiuta molto per il genere anche rock che fate. Certo, ma semplicemente perché la maggior parte dei nostri ascolti sono sempre stati in lingua inglese, e quindi ci è venuto naturale scrivere pezzi e testi in inglese, cantarli in inglese, semplicemente perché, insomma, ecco, abbiamo sempre solo ascoltato quel tipo di musica lì, soprattutto quel tipo di musica lì, e ci è venuto naturale così, insomma. Quindi anche voi amanti della musica british, come sottoscritto, o inglese anche americana? Inglese americana, sì. Inglese americana, ok. Quali sono i vostri artisti quindi preferiti o da cui traete spunto, diciamo, che vi hanno anche un po' ispirato? Vuoi parlare tu prima? Adesso? Vai tu pure. sempre Carlo, facciamo. Preferiti sicuramente Soundgarden, che sono tra i miti, Faith No More, Alter Bridge, Biffy Clyro, mi piace anche il rock. Allora, siamo in cinque, quindi ognuno ha i suoi preferiti. Anni 80. Diciamo che il bello è che abbiamo quasi i gusti opposti, praticamente, diciamo. Mi piacciono di più i gruppi anni 80, rock anni 80, tipo i Whitesnake. Grazie. Ecco, invece Carlo è molto più su Soundgarden, più su quel tipo di musica. Non è che disdegno, cioè, nel senso, ci incontriamo tutti. Abbiamo il bassista che è più metallaro, gli piace più il filone heavy metal, Iron Maiden, eccetera, eccetera. Sì. Il chitarrista è più prog anni 70, Yes, Genesis, Ash, eccetera. E il batterista è più rockettaro, e quindi Led Zeppelin, eccetera, eccetera. Comunque alla fine a tutti piace tutto quello che ascoltano, esatto, anche gli altri, quindi insomma, certo, quindi non è stato difficile trovare l'alchimia. Sì, anche perché stiamo nominando dei gruppi veramente, cioè, voglio dire, grandiosi per ogni filone che si segua, perché insomma parliamo di Whitesnake, di Led Zeppelin, anche gli Ash, insomma un po' tutto. Io però voglio ricordare, caro Carlo e Tommaso, anche gli altri componenti, visto che li stiamo un po' nominando, che non sono qui presenti con noi questa sera, a cui magari mandiamo un saluto se per caso dovessero essere al nostro ascolto, giusto? Quindi ricordiamo Carlo, tu sei come voce chitarra, poi abbiamo Ettore alle tastiere, Matteo non salutiamo perché non se lo merita. Perché non lo salutiamo? Non lo salutiamo perché è il personaggio da evitare della band. Vediamo se si vede la foto, eccola qua la foto, così vedete anche gli altri personaggi. Sì. Ha detto Bob per gli amici e questo qui. Esatto, esatto. Poi siamo noi, io e lui, e Tommaso e io, sì. Questo è Greg, batterista, salutiamo Greg il batterista,
e qui si vede poco il eccolo qua, il bassista Matteo Matteo Castagnaro. Esatto, sì, quello di Carlos Turati, se tu hai la voce chitarra, Ettore Bob Dulima, mi piace questo, questo nome, Matteo Matt Castagnaro, Enrico Greg Gregori e Tommaso Ziglio, che è qui presente con noi, che è l'altra chitarra, immagino anche che fai a soli tu, Tommaso, e quindi... Lui è il vero chitarrista, è il solista. Spengono l'ampli perché faccio casino. No, non è esattamente. E veniamo a un'altra curiosità subito, per cui gli amici anche della zona, se volessero venirvi a vedere, ricordiamo subito quali sono le vostre prossime date. Me ne avete già suggerita una a cui parteciperò molto probabilmente venerdì prossimo, cioè questo venerdì, che è il 10 novembre, che siete in provincia di Padova, esattamente a San Martino di Lupari. Esattamente. Sì, alla base, esatto, dove suonerete quindi anche il vostro ultimo album, immagino. Sì, 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 sì. Perfetto. Il repertorio sarà composto da quei brani lì. Esatto, quindi per chi volesse anche venirvi a sentire dal vivo sull'esecuzione di questi brani, prossima data immediata è questa di San Martino. Altre date invece che avete prossimamente anche in altre zone, che vi ricordate a memoria, a parte che se le possono andare a vedere sul sito e nella pagina Facebook, è ovvio, però noi siamo qua in diretta, quindi lo ricordiamo se vi mette qualcosa. Abbiamo il 17 in provincia di Vicenza, ad Arzignano, sì, sempre di novembre, sì, certo. Il 2 dicembre a Nanto, sempre in provincia di Vicenza, sì, e il 15 a Vicenza, sì, dicembre, sì, al Miles Davis. Ah, ok. Quindi, insomma, importanti locali dove esibirsi, quindi complimenti. Parliamo dell'ultimo album. Faccio un po', parto dall'ultimo, poi volevo fare alcune domande a ritroso anche. Come è nata la lavorazione, quindi, dal 2014, giusto? Quando avete fatto l'ultimo EP, e quindi questi due anni di lavorazione per l'album, questo Long Length praticamente, che è uscito adesso in autunno, quindi 27, vale a dire poco meno di una decina di giorni fa. Esatto. E da dove nascono quindi i brani, le canzoni, come è stato quest'ultimo lavoro? Se volete parlarcene un po' anche per gli amici che vi conoscono, magari, che spero che facciano anche domande se qualcuno vi conosce anche nella chat. Certo. Beh, allora, dove parte tutto? Il disco appunto è uscito il 27 ottobre, ma era già pronto, già è stato registrato un anno prima, uh-huh, e ci siamo presi il tempo per... In realtà le registrazioni sono durate poco, il missaggio è durato un po' di più, però poi abbiamo aspettato perché cercavamo il momento propizio per farlo uscire, abbiamo aspettato di trovarci un'etichetta, un management, e poi quando Sorry Mom, appunto il nostro manager etichetta, ci ha scritturati, insomma ci ha detto di sì, allora siamo partiti al ragionamento di quanto farlo uscire, eccetera, eccetera. Quindi in realtà, per tornare alla domanda che facevi, i brani erano già pronti un anno fa. Bene. E nei due anni, l'anno e mezzo, un anno prima, abbiamo avuto modo di finire di scriverli, arrangiarli insieme, vederli e di scartarne anche qualcuno. Abbiamo fatto due preproduzioni nel corso del 2015, tra il 2015 e il 2016 abbiamo fatto due preproduzioni, dovevamo circa 17-18 brani, e l'abbiamo fatto apposta in modo da poter scremare e decidere la tracklist definitiva, quindi coi brani migliori. Inizialmente si pensava di fare un disco di 10-11 pezzi circa, poi non siamo riusciti a resistere e ne abbiamo fatti 13, ma bene così. Quindi questa è un po' la genesi del disco, andando un po' a ritroso. Certo, sì, perché appunto quello che mi chiedevo era poi la lavorazione richieduto, mi piace questa, mi sono distratto per leggere i messaggi di chi ci sta scrivendo, ha richiesto, però questa mi è venuta bene, staranno ridendo anche dal oltre confine, ha richiesto praticamente più che tanto tempo di lavorazione, il momento giusto per l'uscita praticamente, da quello che mi dite. Ma in realtà è delle cose, sì, nel senso che sì, la lavorazione è stata abbastanza... meticolosa, siamo, sì, entrati in studio solo nel momento in cui eravamo pronti veramente a registrare, volevamo evitare tempi morti in studio, certo, e metterci il miglior tempo possibile.
E poi sì, una volta registrato appunto l'album, abbiamo aspettato, è uscito un anno dopo, quindi ma è stato giusto così, onestamente, perché non volevamo rischiare di sparare il proiettile a salve, fra virgolette. Certo. Sì. Poi attenzione, forse mi sono spiegato male, le registrazioni sono iniziate nell'ottobre 2016, ma poi il missaggio e il master sono durati nei mesi successivi, quindi l'inizio della registrazione dell'album è stato un anno fa. Diciamo che l'album sarebbe stato pronto per l'uscita già 6-8 mesi fa, sì. Ecco. Okay. Sono 12 mesi fa. Comunque abbiamo deciso di aspettare sicuramente dopo l'estate, in modo da poterlo lanciare in questo periodo qui, per poter fare appunto una programmazione anche nei locali, poi anche per un discorso di organizzazione vera e propria con l'etichetta con la quale abbiamo iniziato a collaborare. Quindi ora che ci siamo conosciuti abbiamo deciso molte cose, abbiamo elaborato l'artwork del disco, deciso di far uscire un videoclip a luglio. Abbiamo deciso di far uscire il videoclip a luglio di un brano già contenuto nel CD, in modo da far girare un pochettino il nome della band e anticipare poi l'uscita del disco. E poi a ottobre appunto uscito. Certo, e adesso siete in promozione naturalmente, tra cui anche Radio Saius, che esatto. Ovviamente nei limiti che abbiamo, no, ci mancherebbe, un gran piacere, anzi ci mancherebbe, ci dispiace appunto il limite che abbiamo, ma ovviamente è già tanto insomma poterne parlare. E, cari amici, andatevi a vedere intanto sulla pagina dei Riz le loro naturalmente lavorazioni, e io direi che possiamo andare con un brano, giusto per un attimo spezzettare la nostra chiacchierata. Cosa dici, caro testa di caso, che novità ci sono dietro il vetro della regia? Le novità che ci sono sempre quelle, non è un vetro sporco e opaco come quello che c'ha Saius, ovviamente. Certo, quello dalla contra di fumo e del whisky, della pubblicità, che whisky è grappa, mi raccomando, è la zona, è vero, sì. Esatto. Gian, solo sì. Per avvisarti, sì, che da Facebook... Bravo, sì, perché non vedo nulla. Ti ho passato il tutto, in realtà. Sì, in realtà io, sai, mi sono distratto per leggere e ho già sbagliato un verbo. Ti sei emozionato troppo, la verità è questa. Sono emozionato con i ragazzi. Sì, casomai ora mandiamo in onda... Beh, intanto sì, saluto Jadviga Jazia, che ci dà il buonasera. Dovete sapere, caro Tommaso e Carlo, che è una nostra carissima web radio ascoltatrice originaria della Polonia, che ci ascolta sempre, quindi sta seguendo anche voi, è qui dall'Italia ovviamente. No. E cara Jadwiga, che vuol dire Dvige, ci ha scritto una volta, ti salutiamo tanto, ci manda un abbraccio a tutti noi e naturalmente la risalutiamo anche noi. Un saluto anche a Saius, il grande Saius, il nostro grande capo, che ci sta seguendo e chiede che cos'è tutto il casino che c'è dietro le mie spalle. Sì, oltre al telo di Radio Saius c'è un po' di tutto, ma questa è l'arte della musica e naturalmente dello Studio 2 di Radio Saius e di Gianluchino, il mitichino Gianluchino, come dice Saius. Caro Ugo, mandiamo un attimo un brano e poi riprendiamo la chiacchierata con i nostri amici, e vorrei riprendere, caro Carlo e Tommaso, dalla vostra etichetta, da Sorry Mom, se non sbaglio, che come vi siete appoggiati anche e avete trovato questa vostra etichetta con cui collaborate, che salutiamo ovviamente e ringraziamo anche per avermi mandato qui. Ugo, quale brano andiamo ad ascoltare adesso? È anche in tema di hard rock. Esatto, l'hai scelto tu, me l'hai passato tu, è responsabilità tua, che abbiamo il tutto. E mi piace anche molto, devo dire. Ah, io non ho avuto il piacere o il dispiacere di ascoltarlo. Loro sono i Revenge e questo è Do You Want to Rock. Buon ascolto. Esatto. Vogliamo rockeggiare? Ma certo, vuoi? Su RadioSites.it. Partito! Partito! Stop!
E rieccoci di nuovo qui in diretta su Radio Science. Naturalmente siamo arrivati a metà della nostra chiacchierata, poco prima, poco meno anzi, perché ovviamente sono le 22:30 minuti, e abbiamo iniziato da poco più di una ventina di minuti con il RIS che abbiamo qui con noi da Vicenza. Ciao Carlo e ciao Tommaso, allora, beh, non ve ne siete andati ancora, quindi... Ottimo, mi fa piacere, spero stia andando tutto bene, come mi auguro, come naturalmente immagino, sì. È un piacere avervi qui. Riprendiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo parlato appunto un po' di questa band, cari amici, per coloro che si sono sintonizzati in questo momento, andate sul loro sito www.rise.it, giusto Carlo e Tommaso, cioè Rese, anzi, se vogliamo essere precisi, all'italiana, o nella pagina Facebook, naturalmente, facebook.com/RIS, e naturalmente, anzi RIS, bravo. RIS Music. Sì, grazie, ho sbagliato, infatti, mi ero distratto, anche perché adesso vi faccio una domanda un po' così discreta che arriva dalla chat, come mi segnalava giustamente il buon Ugo, che è del nostro Federico, è un web radio ascoltatore che ci segue da diverso tempo e ci fa sempre la domanda, fa sempre questa domanda agli ospiti: quanti anni avete? Federico, poi siamo curiosi anche di sapere come mai chiedi sempre l'età delle persone, perché non abbiamo nulla in contrario, però la cosa, stavo notando stasera, ci, non dico imbarazza, ma ci incuriosisce un po'. Allora, Tommaso e Carlo, quanti anni avete? Chiesto da Federico. 33, uguale. Ah, dai, gli anni di Cristo. E ci assomigliamo anche un po', dai. per il capello. Caro Carlo. Ti piacerebbe, Gian. Attento che Pasqua. Vicina. Esatto, no, prima ci deve venire Natale ancora. Ecco, quindi abbiamo soddisfatto questa curiosità. Salutiamo la Clara, che ci ha salutato anche lei, nostra storica web radio ascoltatrice, nonché mia amica, che appunto ci segue, e gli siete piaciuti. Mi ha scritto anche che è andata ad ascoltare qualcosa di vostro, e quindi vi fa i complimenti e ringraziamo appunto anche lei per aver scritto. Andando avanti quindi con la nostra chiacchierata, dicevamo della vostra collaborazione con, per quanto riguarda l'etichetta, o diciamo colei che vi ha un po' prodotto e fatto questo primo disco, possiamo dirlo così, che è uscito appunto 10 giorni fa, la settimana scorsa. E come mai nasce, da cosa nasce, diciamo, questa collaborazione con la Sorry Mom, e di dov'è poi, anche perché ovviamente la casa, l'etichetta, di solito è colei che aiuta poi l'artista a evolversi e anche a formarlo in un certo qual modo, diciamo così, diciamo tutto tondo. Sì. Sì, perché promuove. Il mamma è di Bassano del Grappa, esatto. Insomma, un paese vicino, come si chiama? Romano del Tino, vabbè. Sì, esatto. Zona, sì. Del Grappa. Zona bassanese, sì. Noi avevamo in mano la preproduzione del disco e stavamo cercando appunto un'etichetta, ci siamo proposti un po' in giro e dopo un bel po' di tempo, in realtà, che stavamo cercando, quasi un anno credo, che abbiamo cercato, nel frattempo abbiamo portato avanti la scrittura dei pezzi e eccetera. Non era la preproduzione, era un demo, quello che abbiamo fatto sentire. Dopo appunto quasi un anno che cercavamo, Sorry Mom ha deciso di produrci, di seguirci, quindi gli abbiamo dato anche la preproduzione del disco vero e proprio, e abbiamo iniziato la collaborazione in realtà ufficialmente da 6 mesi, credo, un po' meno, 6-7 mesi, durante i quali abbiamo avuto modo di programmare per bene, insomma, l'uscita del disco, l'uscita del video, e ci hanno dato dei consigli anche dal punto di vista promozionali, anche per l'artwork, tutte queste cose qui che sono comunque interessanti. E a noi serviva un occhio al di fuori, perché noi, essendo molto coinvolti, tendiamo un pochettino a, come tutte le band credo, a perdere il punto di vista un po' generale, e quindi avere delle persone, un management che ti possa dare dei consigli un po' al di fuori, che conosce, che vede la situazione a tutto tondo, appunto, per noi è un grosso aiuto, insomma. Quindi la collaborazione si sta rivelando fruttuosa. Quindi, sì.
Beh, ottimo, anche perché tra l'altro l'etichetta, come dicevo, a quello serve, no? Perché forma un po' l'artista tutto tondo e poi ti dà la possibilità di andare. La settimana scorsa appunto abbiamo avuto ospite con noi Carlo Mercadante, che era di un'etichetta, conosciuto anche lui al MEI, e si parlava proprio di questo, della formazione che fanno loro anche per quanto riguarda l'artista a 360 gradi, quindi non solo l'aspetto artistico, che quello è la base, per cui si deve essere preparati, ma anche poi nel rispetto della propria professionalità, oltre che professione, la conoscenza burocratica, legale, il fatto di promuovere, di sapere anche come muoversi. Quindi è fondamentale avere anche un'etichetta che aiuti anche in questo. Quindi immagino che anche per la produzione di questo album è stata fondamentale. Quindi salutiamo, abbiamo fatto pubblicità anche alla Sorry Mom, che se qualche artista volesse contattarli appunto per proporsi, grazie anche a Erise con Alessandro, che salutiamo, abbiamo dato voce anche a loro. Se qualcuno volesse contattarvi invece, anche per farvi suonare dalle loro parti, naturalmente abbiamo detto ci sono il sito e comunque la pagina Facebook, però avete anche una mail e soprattutto avete anche dei social, o tipo penso cloud o qualcos'altro, che dove poter anche scaricare e ascoltare i brani e il singolo anche che è stato lanciato, diciamo, dalla Sorry Mom. Sì, allora, contatti vostri, sì. Sì, allora, come dicevi tu, il portale principale è quello di Facebook, ripeto, sì. facebook.com/reesmusic. Perfetto. Da lì ci sono anche tutti i link, la mail è reestheband.info@gmail.com, se volete fare il booking. Per ascoltare il disco, se volete la copia fisica, venite al concerto e la diamo. Qui faccio vedere di nuovo. Sì, esatto, ma mettila bene. Ok, eccola qua. Ecco, okay, che per avere il vostro disco, se qualcuno lo volesse avere. Appunto, ai concerti, oppure ci scrive una mail e ci mettiamo in contatto e glielo spediamo. Altrimenti, per chi purtroppo non usa più il fisico, dico purtroppo perché a noi piace ancora, esatto. Lo può scaricare legalmente da tutti i portali, quindi quelli che sono iTunes, Google Play, Amazon, oppure può ascoltarli in streaming su Spotify, Deezer, eccetera, eccetera. Basta ascoltare, esatto. Reese e il nome del disco, che è Black Russian. Reese Black Russian. Esatto. E fare il nostro disco, che potete ascoltarvi tranquillamente. Benissimo. Ottimo, così abbiamo dato un po' i vostri contatti, che certo. Ci tenevo, perché come dicevo prima, mi siete piaciuti molto anche voi, devo dire, come anche il video di promozione che avete detto prima, che avete lanciato col singolo, cioè, è bello, sarà che è un genere che piace anche a me, quindi mi viene anche facile. Cari ragazzi, vi giro un paio di, diciamo così, una domanda dalla chat. Beh, intanto Mauro lo salutiamo, perché Mauro Napoli è un caro amico. Un saluto a tutti, in particolare a Gian e Saiuz, quindi lo ringraziamo. E Maria Teresa, Nadia, buon lavoro e cari saluti a tutti voi. Sono Nadia da Rovigo, da Adria, che vi saluta. Andiamo alla domanda invece. Una curiosità che comunque vi avrei chiesto anch'io, oppure un aneddoto che vi è capitato. Questo è un anonimo che ce lo sta scrivendo dalla chat di Radio Science del sito. Se vi viene in mente qualcosa, magari anche a qualche concerto, perché come leggevo all'inizio, voi avete avuto i primi anni veramente di intensi live, no, in giro, e se non sbaglio. Sì, sì, abbiamo sempre suonato... Anche se stavamo scrivendo il disco, abbiamo sempre comunque continuato con l'attività live. Esatto, quindi suonare fuori, diciamo, è un catino, un bacino d'utenza di aneddoti, immagino, che ne capita di tutti i colori. A parte i nervosismi e le incavolature magari di alcune serate. Qui bisogna aprire una parentesi sul nostro tastierista. Esatto. Ne parlavamo prima. Sì, da evitare, bocca. Giusto? Da evitare, ragazzi. Ogni gruppo ha la sua sfiga. Noi non quella. C'è capito il tastierista, che noi chiamiamo pianolista, in senso dispregiativo. 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 Se lo merita, mi basta guardare qualche foto sua per capire, insomma, il personaggio. Quindi, l'aneddoto classico che succede durante il set, lui è l'aneddoto sostanzialmente. Ma il classico aneddoto che succede sempre è che noi stiamo parlando, facciamo il check. Questo c'ha gli air monitor nel suo mondo, che prova, suona,
ogni volta per cercare di parlargli, di farli, così. Quindi è una cosa che è un po' snervante, ma insomma. E come finisce dopo lo scossone, la scollata che dà? Che ti risponde male, magari anche. No, tranquillo. E riemerge da. Sì. E poi ci rimane al mondo tipo 2 minuti e poi ritorna nel suo mondo tempo per prendersi qualche incarnata, come si dice a queste parti qua, e poi, sì, esatto. E poi ritorna nel suo mondo fatale. Quindi bisogna venirvi a vedere dal vivo per forza. Invito gli amici del nord-est, delle province di Vicenza, Treviso, Padova e limitrofe, anche delle regioni a fianco, venirvi a vedere nelle prossime esibizioni, proprio per venire a vedere l'uomo aneddoto, giusto? Quindi. Certo, anche perché lui ogni live compie gli anni. Ogni live compie gli anni e offre da bere a tutti. Quindi attenzione. Venerdì prossimo lui compie gli anni e offre da bere. Oh, interessante, molto interessante. Guarda che Ugo potrebbe venire da Modena e quindi sarebbe un grande evento. Ci vediamo noi a Modena a mangiare un po' di cosette buone di Modena, che la cucina lì dicono che sia sì, un po' di tigelle, un po' di... gnocchi e tigelle è un classico, però sono molto buone. Esatto, sì. Devo dire che poi ogni zona ha le sue specialità e si mangia bene dappertutto, sì, in questo splendido paese, per cui tra il Veneto e l'Emilia è una guerra, è una lotta veramente di mangiate anche. E quindi, tornando un po' a voi e anche all'ultimo album, sì. Sì, sta cadendo una cosa, vero? È il fantasma, secondo me, di... abbiamo nominato, te l'ho detto a cazzo. Guarda, io tra l'altro non oso girarmi perché sento questo scrosciante rumore. Potrebbe essere lui che bussa alla porta. Esatto, mi dice scusatemi. Poi tra l'altro, giusto per sapere, come mai siete solo voi due, gli altri elementi della band, gli altri componenti non sono potuti venire, no? Facciamo gli assenti ingiustificati come a scuola. Vabbè, catechismo, quindi non è potuto venire. Gli altri penso fossero al bar, quindi, esatto. E quindi saremmo... avevano qualcosa di più importante e interessante da fare. No. Ecco, no, tornando anche quindi ai vostri brani, ai vostri pezzi, chi compone e da dove parte l'idea dei brani? Cioè, come fate? Sapete che ognuno ha il proprio metodo, chi parte dalla musica, chi dalle parole. È una domanda banale anche questa, però è anche bello, interessante. Anch'io nel mio piccolo faccio musica, oltre a teatro, per cui come anche la Priscilla, che stasera appunto dicevo purtroppo non c'è, perché ha avuto un imprevisto, quindi non è potuta esserci con noi, che anche lei suona, di solito facciamo questa domanda anche per una curiosità spiccia e spicciola di noi anche musicisti, no? Per capire che, ripeto, va bene, non c'è una vera e sola, diciamo così, scuola di pensiero o metodo, perché tutti vanno bene, l'importante è il risultato, ma voi... Come fate? Chi è la testa pensante? Chi compone e poi come sviluppate? È lui, vero? Lo sapevo. È Carlo. Per questo disco qui sì. Sì. È successo che io sono arrivato in sala prove con di volta in volta i pezzi. Sì. Voce chitarra sostanzialmente, anche un minimo di arrangiamento. Sì. Diciamo lo scheletro. Dal quale poi siamo partiti insieme con la band ad arrangiarlo, affinarlo per bene, eccetera eccetera, quindi questa è la metodologia che abbiamo seguito finora per la composizione dei brani. Adesso per il disco nuovo cercheremo di portare ognuno più le sue idee, anche se comunque anche questo disco è stato alla fine un gioco di squadra. Certo, anche perché immagino che tu porti ovviamente la tua idea con la voce, chitarra e con la melodia e tutto, e poi lo sviluppate ognuno mettendo il proprio, quindi andando, certo, avanti, sì, ovviamente. Dicevi disco nuovo perché c'è già in programma, in progetto un altro disco, quindi in futuro a breve, o intendevi disco nuovo questo appena fatto? No, disco nuovo. No, devo dire per sì, il prossimo futuro, disco. Sì. Sì, abbiamo, esatto, già qualche pezzo messo via, sì. E stiamo continuando comunque con la scrittura dei pezzi. Ovviamente non sappiamo dirti quando uscirà. È chiaro. Stiamo intanto promuovendo questo, però, esatto, ci portiamo avanti scrivendo anche i nuovi pezzi. Certo, intanto c'è da pensare a promuovere e questo, a sviluppare. Certo, esatto, certo, questo qua.
Esatto. Allora io vi mando dei saluti dalla chat. Intanto Jadwiga Edwige dice molto interessante, quindi si vede che purtroppo noi arriviamo anche un po' in ritardo rispetto ai messaggi che ci mandano, non tanto per diciamo così, il delay, lo dico per noi, così voi apprezzate questo quindi il ritardo che c'è dell'andata in onda, perché siamo comunque quasi istantanei, se non di qualche secondo rispetto a internet, però giustamente perché anch'io faccio fatica a seguire, magari sono proprio multitasking e multimediale a tutti gli effetti, quindi magari qualche messaggio mi sfugge e ci arrivo qualche minuto, più di qualche minuto dopo. E quindi volevo dire, naturalmente questo anonimo che ci scrive dalla chat di Radio Saiuz, e che ringraziamo che si sta scrivendo, chiede una cosa di cui avevamo parlato poco fa, ma la ripetiamo volentieri per chi si fosse collegato adesso, e dice: qualche live in giro ne avete? Se sì, dove? Li ripetiamo, così, anche se abbiamo detto prima. La settimana prossima a San Martino dei Lupari. Che poi è questa. È questa. Perché siamo già la settimana prossima. In realtà era stasera. Sì. In realtà, ecco dove sono gli altri, cazzo. Ecco dove sono gli altri, porca, esatto. Miseria. Porco cane. E adesso come la mettiamo? Ho preso un altro chitarrista, un altro cantante, se ne sono andato. Esatto. Sono fatto bene anche. Questo è bello. Quindi questo venerdì 10 novembre a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, a base, se non erro, se non ricordo male, sì. E poi la settimana successiva ad Arzignano, provincia di Vicenza, il 2 dicembre a dove? Nanto. A Nanto. Ti ricordo io, credi perché. Okay. Il 2 dicembre a Vicenza, e poi al momento abbiamo qualcosa forse a gennaio, ma queste le buttiamo fuori di volta in volta, perché esatto, quindi programmando adesso la stagione sostanzialmente. Perfetto, quindi abbiamo ripetuto le vostre date anche per questo web radio ascoltatore, TV spettatore, che magari si è sintonizzato non da molto, che avevamo detto anche all'inizio, quindi se li volete andare a vedere, amici del Veneto, Nord-Est, del Triveneto, comunque delle province anche di Vicenza, Padova, Treviso, limitrofe, avete queste date da non perdere per il mese di novembre e dicembre. Poi naturalmente li potete seguire sul sito, andateveli a vedere, naturalmente come consiglio, perché il video e le loro canzoni meritano davvero tanto. E tornando invece per quanto riguarda prima dell'uscita dell'album, come leggevo all'inizio nella vostra biografia, che appunto vi dicevo, vi avrei chiesto, interessante il fatto che voi avete fatto parecchi live, quindi fondamentalmente diciamo la vita da, passiamo un po' il termine, da palcoscenico è stata molto importante, immagino, perché i live, ovviamente voi stavate anche costruendo le canzoni per l'album, comunque quello che avete fatto come EP all'inizio, però avete fatto tanti live, quindi tanti concerti, e partecipato anche a molti contest, tra l'altro prestigiosi, e mi pare che alcuni avete anche vinto, quindi come segnato nella biografia. Ci volete raccontare qualcuno di questi contest a cui avete partecipato e com'è stato il periodo dei concerti un po' in giro, no? come attività, che abbiamo un po' tralasciato prima, è una domanda che vi volevo fare già dall'inizio. Quindi i contest, qualcuno di così che volete magari ricordare? Uno per il quale abbiamo vinto il premio della critica è stato il Vicenza Net Music, che ci ha permesso di suonare di spalla a Don Airey, il tastierista dei Deep Purple. Cavolo! Ex tastierista di Whitesnake, esatto. E di Osbourne, quindi è stato veramente un onore. Sì. Abbiamo vinto questo premio di questo contest e abbiamo suonato di spalla a lui al teatro di Tiene. Sì. Ancora nel 14, ed è stato veramente emozionante perché non avevamo mai suonato in un teatro, quindi con la gente seduta. Noi siamo abituati ai pub, ai club, dove la gente, insomma, è una situazione molto diversa. Invece lì in teatro, con la gente seduta, pagante, ovviamente per lui, non per noi. questo mi piace. Per quanto poco valere il prezzo del biglietto, e poi insomma con questa situazione di silenzio anche tra una canzone e l'altra, a parte l'applauso canonico, con la gente che ti fissa, ti guarda seduta, che non ha altre distrazioni, per una band rock è una situazione un po' particolare, insomma almeno per noi che non l'avevamo mai provata, ed è stato però molto emozionante.
e lui si è dimostrato una persona disponibilissima. Abbiamo avuto anche l'occasione di uscire a cena con lui quella sera lì, con tutto lo staff della serata, ed è una persona veramente alla mano, ed è stato proprio emozionante, quello sì. Quindi mi confermi che è tranquillissimo e anche molto disponibile alla mano, come tutti i sì, 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 sì. Sì, sì, veramente. Guarda, non avevo dubbi, anche perché ho avuto modo di vederlo anch'io, ed è... E come spesso mi è capitato nella vita, adesso non è che me la voglio tirare, anzi non è così, però e raccontavo spesso a Saiuz, e anche lui ha potuto notare, molto spesso i grandi artisti, musicisti, cantanti, band o attori o quant'altro, sono di una, diciamo così, semplicità unica, che ti sembra di essere amici da vecchia data, e non se la tirano, come magari, con tutto rispetto, quattro materiali di zona che si sentono magari le star arrivate. Poi ovvio che non sono tutti così. Però mi fa piacere che anche lui mi confermi che sia così tranquillo e alla mano è disponibile. Vi giro una domanda che naturalmente adesso vi metterete a ridere, di Dale Cooper dalla chat. E già ridete, perché adesso vi leggo la domanda dalla chat, che vi dice: dove trovo le foto sexy del tastierista Ettore Bob? Allora, www.youporn.com/bob, e lui esce fuori. È una fonte inestimabile, e come si dice? Inesauribile. Inesauribile anche ai live. Cioè, tu dì a questo Dale Cooper che venga ai live, si fa le foto, e le foto ce le ha. Perché lui come si muove, crea situazioni, diciamo. E questo Dale Cooper sarebbe un vostro conoscente, quindi, no? Svelateci un po', rendeteci partecipi anche a noi, poveri. Non lo so, Dale Cooper, a parte, io so che è il personaggio di Twin Peaks, di cui sono fan, però sì, non so chi sia, è uno pseudonimo di qualcuno. Che in realtà più. È uno stalker. Grande Ugo. Potrebbe essere, attenzione. Mi auguro ovviamente di no, eh. E si è intromesso così in trasmissione. Allora, cari amici, sono le 22:53 minuti primi, e quindi sta... E se fossero secondi? Se fossero secondi saremmo già al dolce, quindi ci staremmo avvicinando alla fine di questo l'autopasto. E quindi in questi ultimi minuti, insomma, in cui andiamo a chiudere, altra domanda un po' di rito, che di solito facciamo. Tu, Ugo, naturalmente, no, scusami che mi distrago un attimo, perché stavo guardando un attimo la chat. Mi avevi passato in qualcosa... realtà sta guardando YouPorn, ma non lo volevo ammettere. No, esatto, per andare a vedere le foto del tastierista. Sì, voi adesso vi state, scusate perché mi distrago con le mie cose che devo seguire, ci state trasmettendo dalla vostra sala prove, se non erro, giusto, come mi diceva anche Ale. No, beh, in realtà è uno studio, sì. Uno studietto, okay. Dove ci esercitiamo io e Carlo. Ok, ed è quella dove, vabbè, provate di solito con la band, lì a Vicenza, o è solamente... No, è solo, siamo a casa mia praticamente, okay. Mi sono ritagliato una zona per fare un po' di baccano con l'amplificatore. Ah, ok, quindi è quello che diciamo avete, sì, nel vostro piccolo per poter fare... magari delle cose, sì, esatto. Poi con la band provate ovviamente nella sala giusta. Voi che cadenza avete di prove quando dovete prepararvi per uscire nei live e anche per l'album? Perché è anche costoso andare in sala prove, non è che è gratuito, lo diciamo anche per le band che ci conoscono. Sì, però alla fine le prove sono essenziali, quindi una prova a settimana sicura. Sì, ci sono eventi più grossi, diciamo anche due. Ci programmiamo proprio due tre prove anche a settimana, certo, per arrivare preparati, insomma. Anche perché immagino che voi lavoriate, comunque siete impegnati, quindi non tutti sono sempre... Sì, lo dico perché ribadisco sempre il concetto che sembra tutto facile e bello, però i sacrifici sono sempre tanti, quindi i miei complimenti quando sento musica di qualità fatta in un certo modo come da voi, sapendo poi retroscena. Che già se uno avesse autore di tempo al giorno per potersi allenare e studiare ed esercitarsi non sarebbe mai abbastanza, figuriamoci quando
a disposizione non c'è tutto questo, quindi immagino che anche per voi sia difficoltoso riuscire a trovare qualcosa. Io vi giro un'altra domanda. Se da un anonimo c'è il delirio, dico solo questo. Perché cosa ho fatto a chiedervi quello che vi ho chiesto? Perché adesso giustamente dalla chat chiedono: ma ci mangiate anche in quello studio? Ci beviamo, beh, ci beviamo. Sì. Mangiamo forse nel senso di sganocchiare, ma bere immagino che... E dopo, dopo c'è Pinuccio, che salutiamo naturalmente anche lui, che dice: siete pucciosi, con tre punti esclamativi. Non sappiamo più dire pucciosi, ma... Commentateci, è Pinuccio che conoscete o è un Pinuccio sconosciuto? No, non lo so, chi sconosciuto. Okay. Ok, allora ringraziamo perché che ha comunque messo il suo nome. Ok, che, ciao, esatto. Ciao. Quindi, ciao Pinuccio, grazie, perché sono pucciosi. Quindi anzi, magari se ci scrivi e ci spieghi cosa intendi pucciosi, perché ci è sfuggito a entrambi. Anche se... complimento, ma... Esatto, sì. Speriamo, sì. Dubito anch'io che sia complimento pucciosi. Esattamente. Bene, cari amici, 22:57 minuti primi, stiamo andando veramente al termine di questa ora insieme. E ricordiamo che con noi questa sera abbiamo avuto i Riz, questa band di Vicenza, e è un dispiacere veramente enorme non aver potuto ascoltarli dal vivo, perché ci avrebbero suonato appunto dei pezzi live in acustico, ed è anche naturalmente un dispiacere non aver potuto ascoltare dei loro brani, perché come sapete, o chi non lo sa lo ribadiamo, Radio Science per politica, per policy, non è sotto SIAE, semplicemente perché vuole anche promuovere altri canali di diffusione, oltre a quelli, diciamo così, di grande diffusione di massa, e quindi aiutare anche altre band che non sono sotto SIAE. Il Pinuccio, caro Carlo e Tommaso, ci scrive, ecco, infatti, l'avevo immaginato anch'io così, ma non mi volevo sbilanciare. Che siete l'idea, però... l'avevo anch'io l'idea, però, che siete pucciosi nel senso che sono carini e coccolosi. L'avevamo intuita, però non volevamo impantanarci in quel terreno lì, vero? Ecco, così, quindi dicevo, anche i Riz annoverati tra gli amici di Radio Science. Caro Carlo e caro Tommaso, quando volete potete sempre tornare qui presso naturalmente le nostre trasmissioni, i nostri studi, naturalmente con i due compari per quanto riguarda la diretta di questa sera, e naturalmente ritornare a farci visita per magari la prossima volta, il prossimo anno, se siamo sempre in onda con la nuova trasmissione, con quello che sarà, anche per parlarci della vostra, del vostro nuovo lavoro, ovviamente il vostro nuovo album che farete, che appunto Carlo un po' tra le righe se l'è fatto scappare e ci ha preannunciato che sarà in pseudo lavorazione, come poi ci ha anche confermato, alcuni brani sono già comunque, e non si dice nulla per scaramanzia. Giusto. Esatto, allora cari amici, quando volete tornare veniteci pure a trovare, per noi è stato un piacere. Ricordiamo i Riz, scritto Rese in italiano, però ovviamente in inglese, li trovate nella loro pagina Facebook, nel sito, e andateli a trovare perché hanno questo bel album nuovo, appena uscito dal 27 ottobre, che è in promozione. Faccelo vedere Carlo, esatto, guardate, ecco, che bella copertina. Ma caro Carlo, facci vedere anche il retro, esatto. La tracklist. Esatto, tracklist che è di 13 canzoni, conto le 11 che volete fare, ma soprattutto, esatto, quello. Quindi se volete l'album, come dicevamo, li potete contattare o scaricarvelo legalmente. Io amo e adoro sempre il CD, come dicevi anche tu Carlo, certo, in puntata, fisicamente, non solo per l'odore, sta lì a odorarsi o altro, ma perché fisicamente siamo legati agli anni 90 con le vecchie cose, ovviamente. Non oso immaginare quelli che erano invece legati al vinile e naturalmente ad altri modi di ascoltare musica. Un anonimo, giusto per chiudere, sono le 23, ci scrive vabbè, questa per chiudere, proprio perché siete coccolosi, l'anonimo di prima che ci ha scritto ma mangiate dallo studio, ci scrive: su Amazon con il nome Riz appaiono dei cioccolatini. È vero,
è il nome, è il nome di sì, è vero, c'è che faccio con la sì, c'è la controspiega del nome che è Cile, che in realtà è molto usato, e quindi bisogna sempre specificare Riz the Band, che usi, esatto, e infatti, come dicevi prima, anche Carlo, dicevi che appunto la vostra mail è Riz the Band, appunto, per cui riz.info@gmail.com, esatto, .info@gmail.com, perché diciamo così, è da non confondere, e grazie a chi ce l'ha suggerito con altre cose. Esatto, vedi, cioccolatini. Allora, 23 un minuto primi, vi salutiamo, 23 un minuti primi, mi piace come l'ho detto, vi salutiamo con Carlo e Tommaso dei Riz, e naturalmente è stato un piacere avervi qui con noi. Dicevo, è un dispiacere invece non aver potuto ascoltare la vostra musica, perché sicuramente aver ascoltato due brani live sarebbe stato emozionante, come spesso facciamo, però va bene anche così, per darvi un po' di spazio e pubblicità anche sui canali di Radio Saiuz. Vi auguro un buon proseguimento, ragazzi, un in bocca al lupo per grazie tutto, e naturalmente appuntamento a venerdì prossimo, il 10 novembre, a San Martino dei Luperi, in provincia di Padova, per gli amici che vorranno andare a vederli. Quindi appuntamento immediato. Io spero di potervi venire a vedere, come mi auguro, e dovrei forse riuscirci, perché dovrei essere libero. Io sabato ho uno spettacolo, così ve lo dico così tra noi, in privato. e quindi la sera prima dello spettacolo di solito non si va a fare bagordi o altre cose, tantomeno prove, e quindi dovrei essere libero, magari senza far tardi, dovrei riuscire a venirvi a vedere e a darvi un saluto, però poi torno a casa subito, poi sono a Stemio, quindi mi dispiace, non vi faccio compagnia, ma almeno vi vengo a vedere e poi torno, che il giorno dopo devo essere che sveglio. Bestemmia, lo so, esistiamo anche noi che non beviamo, purtroppo, come qualcuno mi dice, ma sei malato, e magari sei pure vegano. No, quello ancora no, però no, purtroppo, come si vede, mangio di tutto, sebbene sia calato una dozzina di chili sti mesi, però, perché mi sono messo a dieta, però diciamo che vi vengo a vedere, tanto voi inizierete sicuramente non prima delle 10, vero ragazzi? Non credo. Sì, tanto all'italiana. Sì, che di solito una discussione su questa cosa, gli orari comunque. Sì, vero, vero. Ne parliamo adesso, tre minuti dopo la fine. Perché all'italiana è sempre, anche in teatro è così, anche da noi, 20:45 o 20:30 inizio dello spettacolo, da manifesto, cartellone, però poi c'è non solo il quarto d'ora, ma anche la mezz'ora accademica. Per cui si inizia dopo le 21, 21:15, anche 21:30, perché bisogna dare tempo a tutti di arrivare, giusto? Oppure nei locali, come sappiamo, caro Carlo, che ti vedo dall'espressione, dal calare della testa, me la sono messa via, me la sono messa via. Naturalmente di dare spazio a tutti di arrivare, ma anche di carburarsi, perché il gestore deve riuscire a vendere, certo. Che poi se vai all'estero non è così, i loro puntuali partono, ed è giusto anche perché è una forma anche di rispetto, certo. Diciamo, nei confronti di chi magari viene da lontano, o perché è giusto così, ma noi siamo anche in questo belli per essere italiani a modo nostro. Allora, naturalmente, guardate, continuano ad arrivare messaggi dalla chat, da Facebook, e allora l'anonimo di prima, che diceva anche dei cioccolatini, si è mangiato in studio, vi saluta e ringrazia tutti, quindi lo ringraziamo anche noi per essere stato al nostro ascolto. Marco Parisi, che è stato un chitarrista, nostro ospite fino a prima, diciamo, della pausa estiva, giugno-luglio, ci saluta. Ciao Gianluca, mitica Radio Saiuz, lo salutiamo anche da parte di Riz, grazie Marco, ciao, che è un vostro, diciamo così, collega, che è stato nostro ospite, che quindi grazie che ci ha ascoltato. E poi naturalmente ringraziamo Philip Bullman da Londra, from London. Hi Philip, thank you very much for coming here tonight and stay with us and listen to me. Lo saluto perché è un caro amico da Londra che ci segue, non so cosa capirà in italiano di quello che diciamo, magari si diverte ad ascoltare. Ma solo puccioso di tutto questo. Puccioso, esatto, ha capito che i Riz sono pucciosi e forse che sono dei chocolates acquistabili su Amazon. La pucciosità è con voi. È con voi, esatto. Lunedì prossimo io purtroppo non ci sarò, come avevo preannunciato, perché è anche il mio compleanno, quindi mi dedico, non faccio nulla, non festeggio, figurati. Allora che cavolo ti assenti a fare se non fai nulla?
è lo che stai a vivere, ragazzo, giovane. Però no, non ci sarò perché mi ricavo uno spazio mio di riposo e di meditazione trascendentale personale. Non c'è problema, te lo si concede. Tanto esatto, sarò in compagnia di Priscilla. Con gli insulti, ecco, quindi ve la godrete tu e Priscilla con gli ospiti che ci saranno lunedì prossimo. E naturalmente io vi do appuntamento l'altro lunedì, che forse non ci sarò di nuovo per impegni teatrali, e quindi automaticamente continuate a seguirci qui su Radio Science. Vi aspetto, se volete venire a vedere lo spettacolo di sabato, ne approfitto, spazio Marchette, come direbbe Luca, dove partecipo come attore di questo sabato, ecco, potrei invitare Iris a Piombino Dese in provincia di Padova, in questo spettacolo un po' particolare. Io recito delle poesie come attore, però ci sono balletti, video, varie cose, insomma. Questa sera potevamo dedicare anche la puntata a questa cosa, invitando il regista e tutti, ma non abbiamo preferito, caro Ugo, non fare uno spazio Marchette così palese. Giustamente, perché insomma, quindi se volete venirmi e venirci a vedere, vi aspettiamo questo sabato 11 novembre al teatro di Piombino Dese in provincia di Padova. Iris non li invito perché non è roba rock, quindi non potrebbero venire a gustarsi la rappresentazione. Caro Ugo, mi pare che sia tutto. 23:06 minuti primi, ricordiamo che questa puntata è disponibile sul podcast, ma va in replica su radioscience.it anche il giovedì pomeriggio alle ore 14, alle 2 ore italiane. Quindi se l'avete persa o volete farla ascoltare a qualche amico per vedere di nuovo i Riz, questi bei ragazzi cucciosi, vi aspettiamo su Radio Science. Cari amici, quando volete tornare, come vi dicevo, vi aspettiamo sempre, è un piacere. Grazie, è stato un piacere. Grazie, per noi. Ciao. A voi, una buonanotte a tutti. Caro Ugo, ti lascio la parola finale della buonanotte, del pensiero della bella addormentata. Spero solo di poter dormire come si deve, questo è il mio pensiero. Scherzando e ridendo, io ringrazio Iris per essere stati ospiti qui da noi e, come ribadisco quanto ha detto Gianluca, le porte di Radio Science per voi sono aperte. Quando vorrete basta farci un fischio, mandarci un SMS, un piccolo viaggiatore, anche i segnali di fumo verranno avvistati. E con questo, che dire, un saluto a tutto il condominio di Radio Science. Sì, questa mi piace. Una buona notte a tutti e alla prossima. Ciao! Ciao! Bye bye! Ciao! E chi desidera?